Ma guardare lì tutti contenti che ballano. Allora, se mi avvicino, che succede? Oh, la danza del fuoco sacro. Forse è lui il prescelto. È lui il prescelto. Io intanto proseguo nella nuova zona, visto che non abbiamo più le mille ghiande. E iniziamo a fare un po' di razzia. Io, come ho detto, ovviamente, questo gioco io non so dove andrà a finire, dove andrà ad avanzare, tutto il resto. Non so effettivamente se segue neanche una trama a questo punto. Ok, da questo punto mi sa che si prosegue. Ma le api, guarda, immaginavo, speravo di no, ma immaginavo. Ecco qua, perfetto. Nella realtà, ragazzi, non picchiate le api. Le api sono importanti per la nostra vita. Come al solito, prima di fare qualsiasi cosa il gioco voglia che noi facciamo, prima andiamo a prendere tutto quello che c'è in giro, tra cui andare a picchiare questi topi possum. Ecco fatto, c'è qualcosa da annusare? Sì, questa piantina, eccola qua. Secondo me c'è un frutto? No, c'ha una ghianda, perfetto, perfetto. Ehi, no, no, non ti bloccare nei punti a caso, non ti bloccare. Ok, grazie di tutto il cibo. Lì c'è un bradipo rosso. Qua non mi sembra per niente una buona idea entrarci. Ecco di nuovo Sid. Ma se entro in acqua? Ah, non è acqua. Credo sia... Oh no. Credo sia catrame a questo punto. Per un attimo ho detto oh no, ti prego, non posso più uscire. Sai, ci sono altre feste da preparare finché il falò sacro non viene acceso. Oh, mi spiace, finché non mi autorizza un anziano non puoi avvicinarti al falò sacro. Certo, certo. In realtà ero solo venuto a vedere e immaginavo già che sarebbe successo questo. Quindi prima finiamo ovviamente... Esatto, guarda, lo sapevo. Dov'è? Dove? Questa qui. No, questa qua accanto, perfetto. Grazie. Dicevo, prima di noi... Vabbè, questo è stato purtroppo un po' uno spreco, ma non potevamo saperlo. Ecco qua, finito di prendere tutto quanto possiamo. Prima di tutto vedere dove ci porta la ragnatela. Ok, ci porta più in alto, vai. Quindi abbiamo quell'entrata nella roccia. Possiamo in qualche modo riuscire ad arrivare là. E credo che dovremmo trovare un'altra strada, perché da qui non mi sembra ci si possa arrivare. Allora, aspetta, da qua c'è qualcosa? Ci sono loro due. Se scavi meglio di me potrei avere la mia preziosa noce. È ora di scavare, avanti! Si sono messi a guardare cose a caso, vabbè. Ok, questa qui. Insomma, è una sfida di velocità. Questo qua arrivo. Arrivo. Ok. Devi aver barato. Ecco la tua noce. Beh, in realtà mi aspettavo una sfida un po' più... un po' più lunga, per quello stavo già iniziando a prepararmi io. Grazie, quindi... Oh, una sola? Meglio ancora. Guarda, appena l'ho visto che ce l'avevano, avevo capito che già ci serviva. Perfetto, quindi da quel buco noi potremmo probabilmente arrivare là sopra. E allora, prima di avanzare in qualsiasi modo... Invocheremo il dio del fuoco! Ok, invocheremo il dio del fuoco e basta. E io posso risalire, sì, perfetto. Ma tanto se facciamo il geyser mi fa sparare da qualche parte. Ecco, no. No, non riesco a salire. Vabbè che è una ghianda sola, Possiamo anche... Aia. Per prendere un petalo mi sono andato a infiammare. Dai. Vediamo, secondo voi ci lancia là sopra o ci lancia qui, qui di lato? Quanto è Looney Tunes tutto ciò comunque. Perfetto. Oh, siamo arrivati esattamente dove speravo. Il punto è che io voglio capire dove possiamo scendere.
Oh, calmo, calmo. Cerca di non fare mosse azzardate. Aia. Ok, niente, quindi vabbè. Là sopra c'erano... Beh, aspetta, forse... Zitto, zitto, cacchio, ci arrivavo lo stesso. Ma che stupido, non ci ho proprio provato. Vabbè, in realtà l'ho visto adesso che potevo salire. Onestamente, proprio parliamoci chiaro. Non sono stato poi così stupido. Ora andiamo anche da questo lato. Ci prendiamo tutto quello che è nostro e basta. È stato un giro molto breve, non so dove sono. D'accordo, così possiamo proseguire. Dove saremo finiti questa volta? Siamo nella stessa zona, ma in un altro punto. Ok, guarda. Immaginavo che c'era sotto un fuoco, ma speravo di non finirci sopra. Ci speravo. Allora, scendiamo un po'. Oh, finalmente delle ghiande sott'acqua che, ripeto, le abbiamo viste solo all'inizio e poi basta, non le hanno più messe sott'acqua. C'è qualcosa? Non sembra. Perfetto. Però, esatto, giusto per controllare, controlliamo anche dall'altro lato. Bravissimo. Ecco, qui ne ho viste altre. Oh, c'è anche una grottina, aspetta. No, calmo. Ok, vai. Vai, no. Cioè, fai con attenzione, per favore. Ecco qua, perfetto. Non cadere di sotto. No, bravo. Ok, qua c'è della roccia. Qua c'è qualcosa che devo fare. Sembra di no, ma c'è qualcosa che devo annusare. Credo... guarda, lo sapevo. Dicevo, c'è qualcosa che devo annusare. Oi! Perché si è caduto di sotto? Ok, diceva... Ah, perfetto! Ce ne servono 4 addirittura. Oh, cavolo, allora, aspetta. Posso sgamare un po' il gioco? Sembrerebbe di no. Volevo un attimo provare a fregarlo saltando sulle rocce e avanzando, ma... Vabbè, giochiamo in modo pulito. Giochiamo in modo pulito. Ecco qua. Cosa c'è? Ah, un'altra castagna. Grazie. C'è qualcosa da annusare. Perfetto, ti ringrazio. Qua c'è solamente l'acqua. Allora, fammi indovinare, tu sei un minigioco. Ehi là, straniero. Se vuoi fai pure un'enorme offerta al totem del fuoco sacro. Dai un'occhiata. Getta la tua offerta nella sua bocca. Farà chomp chomp. Jump, doni diversi jump. Influiranno su aspetti diversi del totem, il che è totalmente assurdo. Ok. La prima cosa che mi viene in mente è di farlo in ordine, ovviamente. Prima prendiamo il blu. Ok. In realtà non ho ben compreso cosa dobbiamo fare, sai? In qualche modo me la sto cavando. Credo che la soluzione sia girarli tutti dalla stessa parte, sai? Quindi di conseguenza la verde farà girare quella di sopra. Vediamo se girando per l'ultima volta il rosso ha funzionato. No, devi buttarlo dentro. Bravo, no, dentro. Maledizione, qui. Oh. Ora sono tutti girati dalla stessa parte. Sai che mi sa che non era la soluzione? Ah no, invece sì. Ah, non l'avevo visto che dietro c'erano le piante. Bravo, cioè ho dato la soluzione giusta senza saperlo neanche. Così si fa. Questo è saper giocare, maledizione. Allora, perché la mia idea era che una volta che buttavo dentro le cose potevo entrargli in bocca e mi faceva risalire. Comunque la soluzione era quella. Però ho visto che potevo annusare qualcosa da queste parti. Eccola qui. Vediamo, non penso sia una noce, ma... Esatto. Noi le prendiamo lo stesso, le cose. Oh, ma sta zona mi ricorda tanto un pezzo di Madagascar del gioco, ovviamente. Nella zona in cui dovevi usare tutti i personaggi per prendere più punti possibili per poi avanzare nel gioco. Ok, prossima zona. Ho visto che c'era un cuoco, lì c'è una liana, lì c'è uno marrone. Ok,
proviamo ad andare da questa parte. Ehi, allora, spero che il tipo non mi dica di mettere dentro i pulcini. Ehi, per la cerimonia del fuoco serve una zuppa infuocata. Ucciaccia! Vuoi peperoncini? Quattro peperoncini per farla bella piccante. Ehi, procurameli tu. Se mi porti peperoncini ti farò un regalo per ringraziarti. Badabim, badabà, come va? Va bene, sai che falle. Allora, fammi indovinare, dobbiamo andare nel campo e prendere tutti i peperoncini. Allora, ecco qua, perfetto. Io vado al campo. Quello del campo, quanto ci fai che mi dice qualcosa sui pulcini? Quanto fai che devo portargli dietro le galline? Come faccio ad arrivare qua? Allora, una parte di me pensa... Vediamo... Lo sapevo che in qualche modo ce la facevamo. Madonna mia, però... Madonna mia, quanto sono intelligente. Viva, viva la curiosità nei videogiochi. Questo ci vuole oggigiorno. Non avere la soluzione subito a portata di mano. Che palle così. Questo è bello. Sperimentare e vedere se c'hai ragione. Anche se è una cagata, la provi la stesso. Maledizione, questo ci vuole nei giochi. Questo manca. Magari un discorso da vecchio, ma io in alcuni giochi, anche belli che amo, a volte vedo troppa semplificazione. Dico, ma perché? Perché a questo punto? Ma non dirmelo, ci arrivo magari, o comunque dammi l'indizio, non lo so, ma non darmi la... già l'enigma con la soluzione. Non è la settimana enigmistica che devo girare la pagina e guardare che fare. Io però voglio capire come arrivare là sopra. Ecco, ad esempio, questo è un enigma. Questi sono peperoncini o sono carote? No, peperoncini. Ok. Ah, tra l'altro dal colore sembrano habanero chocolate. Che sono anche buoni. Non sanno ovviamente di cioccolato, ma hanno un sapore abbastanza dolcino. Ecco, tieni, Fra. Grazie, amico mio. No, sono un po' verdastri. Lì sembravano più marroni. Lì sembravano un po' più marroni. Effettivamente adesso sembravano un po' più verde-rosso. Oh, questo sembra esatto, marcio. Anche quello è marcio. Oh, finché non mi fanno danno chi se ne frega. Posso anche raccoglierli e lasciarli lì, eh. L'importante è portarglieli. Ecco qui il secondo peperoncino. Grazie, amico mio. Ehi, guarda qui dentro, servono altri due peperoncini. Te li porto, te li porto. Allora, questo sicuramente è marcio. Immaginavo, però non ne vedo altri. Io intanto faccio la cosa più naturale che mi viene in mente e vado all'esplorazione. Infatti, guarda un po', un peperoncino è proprio qui. Però ce ne sono altri. Questi qua sicuramente... sono buoni perché sono sottoterra. Però scusami. Eccolo lì, dicevo, come faccio ad arrivare là? Dopo ci torniamo. Sai che in realtà ho fatto una cavolata. Bastava che li lanciavo. Grazie, amico mio. Dai, ancora uno, vero? Manca solo un peperoncino. Poi avremo una vera zuppa infuocata. Capito cosa intendo? La tua zuppa sembra già lava, Fra. Eccolo qua. Prendiamone un altro. Però prima, anche perché non posso passare da qua, voglio arrivare. Mi sa che è caduto di sotto. Ok, calmo un attimo. 3, 2, 1. Ecco fatto, grazie. Grazie del peperoncino che non è despawnato. Ed eccotelo qua l'ultimo. Grazie, amico mio. Ora la zuppa sarà buonissima. Wow, questa sì che è una zuppa infuocata. Ehi, grazie per l'aiuto, piccolo amico. Ecco una bella noce per il disturbato. Grazie, capo. Ma ho una mezza curiosità. A me sembra che ce ne fossero o altri due o ancora uno. Secondo voi, se glielo portiamo,
succede qualcosa, mi dà un premio extra o mi dice no no no, è troppo piccante ora. Perché qui ce n'è ancora due. Però immaginavo. Una parte di me lo sapeva, ma ci voleva sperare lo stesso nel premio. Dunque, c'è rimasto solo una sola da prendere e credo proprio che ce la darà lui. Quindi, fammi indovinare, devo portare i pulcini qua, vero? Però prima, eccoci qua. Oh, povero me. Una tempesta ha spaventato tutti i miei uccelli Bojo. Ora non so dove si sono cacciati. Ora non so. Se non saranno tutti al sicuro, non potrò partecipare ai festeggiamenti. Oh, se mio Dio. Saprò ricompensarti degnamente. Sono molto timidi. Inseguili per farli tornare ai loro nidi. Quindi devo inseguirli, non colpirli? Ok, sì, questo può essere un po' più problematico. Sì, non posso colpirli. Vai dentro il nido. Dentro il... Ehi, bravo. Vai dentro il nido, forza. E ok, uno è andato. Ora, voi due, è il momento di tornare a casa, forza. Su, che papino mi sta aspettando, forza. Bravi, no. Vai dentro. Ok, uno già in posizione, due in posizione, perfetto. Grazie, straniero. Grazie a te i miei uccelli sono al sicuro e io posso andare alla festa. Come promesso, eccoti una bella noce per il tuo duro lavoro. Che bello, una noce. Ok, ora dove dobbiamo andare? Dov'è la spaccatura? Ok, dove siamo arrivati, insomma. Mi è venuta solo una curiosità, aspetta un attimo. C'è modo di salire qua sopra? Perché lì vedo una grotta. A parte che qua avevo lasciato delle altre noci. Ecco qua, grazie. Ok, no, comunque mi sa tanto di no, vero? Sì, tanto non penso ci sia nulla lì. Andiamo.